soprattutto quando poi la tifoseria ti chiede la prestazione in Champions, visto che il Milan c'ha già l'accesso garantito, ma una prestazione di alto livello, perché una squadra tutta quanta da ricostruire ex novo per Allegri significa anche rischiare una brutta figura nella fase a gironi, e quindi se non sono cose da Milan, bisogna switchare, perdonatemi l'anglesismo. Bello, no, mi piace switchare, bello. Bisogna switchare verso una filosofia completamente nuova, e per una società come quella rossonera non è per niente facile. E a questo punto, parlando del campionato italiano, adesso entriamo sulla Roma. Roma che ha vinto a Vienna contro una squadra più avanti nella preparazione, sì, proprio così Rapid lo era. Non credi che il campionato italiano, ti faccio questa introduzione per dirti che la Roma insomma può ambire a traguardi importanti, perché fatta salva la Juventus e arriva al punto, non credi che il campionato italiano inizi a essere un po' troppo sopravvalutato, ma proprio di tanto? Cioè, ormai lo è. Quando parlavamo dei campioni chiesti da Francesco Totti, ricordate qualche giorno fa quella conferenza stampa un po' polemica del capitano della Roma? Sì. Io ti dissi, caro Flavio, a parte Ibrahimovic, cioè, ditemi voi quali sono quelli che giocano in Italia. Adesso non c'è più manco lui. Non c'è più, non c'è neanche quindi, Silva. Quindi è finita, nel senso che adesso... allora, lasciamo perdere Inghilterra e Spagna, che sono i due campionati che vanno per la maggiore. Se Ibrahimovic passa dall'Italia alla Francia, e quindi non rimane più, e probabilmente anche Cavani va via adesso in direzione Inghilterra, perché magari De Laurentiis difficilmente resisterà alle offerte di 40-50 milioni di euro. Noi sappiamo che in Germania qualche campione c'è, Robben, Ribéry, i tedeschi stessi che giocano oggi in Germania, quindi i campioni autoctoni. L'Italia diventa automaticamente il quinto campionato tra i grandi, cioè l'ultimo praticamente dei grandi. E spero che non diventi il primo di quelli piccoli, cioè il primo davanti a Belgio, Olanda e Portogallo, perché sarebbe davvero anche questo il rischio. Ed è veramente brutto, perché questa è la dimostrazione di come, senza programmazione, senza, parlo di stadi ad esempio, parlo di situazioni finanziarie, senza delle normative ad hoc, senza un briciolo di intelligenza da parte dei dirigenti, sia stato fatto scadere in questo modo il calcio italiano. Sì, per la Roma potrebbe arrivare un'altra grande occasione dopo quelle degli anni passati, anni in cui peraltro in molte circostanze qualcosa le è stato tolto, anzi più di qualcosa, ma a giocatori ieri si sono viste dei pezzi di bravura da parte di alcune individualità assolutamente strabilianti. Non voglio parlare di Nico Lopez, perché si dice della sua giovane età e si rischia ovviamente di far male al ragazzo, anche se insomma stiamo a parlare di pallone, quindi alla fine questo si sa giocare molto molto bene, non vedo come possa restare fuori a lungo quest'anno dalla squadra. Qualche minuto lo farà sicuramente, Carlo, Nico Lopez. Giocatore straordinario. E ieri, vedendolo ancora praticare un paio di sombreri, si regolava rigore netto peraltro, gli avversari in area di rigore nel secondo tempo, purtroppo ho pensato alla primavera, come certe volte gli allenatori si fissano su determinate situazioni, perché per carità Alberto De Rossi è un allenatore straordinario, una prima della Roma, ha vinto campionati, Coppa Italia, però lo scorso anno si è incaponito troppo nel tenere fuori questo ragazzo che nonostante tutto poi ha segnato 17 gol in 14 apparizioni. Lo ha tenuto fuori in tutta quanta la Coppa Italia e gli ha fatto giocare soltanto i 25 minuti finali della finale. Là potrebbe essere anche una strategia. Anzi, ricordiamo che Nico Lopez, per esempio, c'è stata la conferenza stampa l'altro ieri dei 5 ragazzi e non è andato per timidezza. Quindi, insomma, ci può stare magari che sia un caso particolare anche per come è stato preso. Ma sai, sul rettangolo di gioco però puoi essere timido quanto ti pare, e ne abbiamo tanti di episodi e di esempi di ragazzi che magari erano timidi ma poi insomma giocavano. Messi non è certo un burlone o uno che insomma va a fare lo spaccone in giro per il mondo, eppure è il numero uno assoluto nella storia del calcio, tra l'altro sta dimostrando di essere il giocatore più importante nella storia di questo sport. Però a volte gli allenatori si fissano perché magari pensano che il giocatore abbia bisogno di un ambientamento per giocare un certo campionato, ma per giocare e segnare in una data partita, in una data finale, in una partita importante, mi viene in mente il derby con la Lazio ad esempio proprio nell'ultima stagione, nella semifinale del campionato primavera, e non c'è bisogno di ambientamento, c'è bisogno di mettere i giocatori migliori, e questo non è stato fatto sempre la scorsa stagione. Si è privati magari dell'apporto di questo giovane che è straordinario. E uno è Lopez, un altro è Bojan, che fa un tiro, si gira e tira una sassata dopo un calcio d'angolo straordinario. La corsa di Totti, che è piaciuto tantissimo, sì, a Zeman. I movimenti di Osvaldo, ci metto, che ha sfiorato anche il gol, quindi molto molto bene Osvaldo, credo che se starà bene. A me è piaciuto un po' meno, devo dire la verità. Non ti è piaciuto tanto? Beh, a me non dispiace per niente. Mi è piaciuto molto fatto...
Totti e Osvaldo, se devo dire la verità, è quello che lascia più perplessi. Tra l'altro ti faccio una domanda, caro Flavio. Sì. Perché ballava da ieri, adesso la Roma sembra in vantaggio sul destro. Io sono convinto che il Milan abbia sempre delle armi, ma sono altrettanto convinto che oggi che c'è l'ufficialità della partenza di Ibrahimovic e che qualche tifoso rossonero mugugna, chiaramente Gagliani non si può presentare con destro, ma si deve presentare quantomeno con Dzeko o con Tevez. Sì. Detto che il primo è molto più funzionale ad un attacco, insomma, che al momento c'ha solamente El-Shaarawy, Cassano e Pato. Ma se la Roma compra destro, lo chiedo a te, lo chiedo ai nostri ascoltatori, Totti, Osvaldo destro, chi resta fuori? Perché non possono giocare tutti e tre, ovviamente. In teoria sì, cioè in teoria in alcune circostanze potrebbero giocare tutti e tre. In pratica no. Li hai accoppiati bene tu però, Li avevi accoppiati bene tu l'altro giorno, avevi messo assieme Osvaldo destro, Totti Bojan e Lamela Nico Lopez slash ancora destro. Perfetto. Queste quindi sono... questo vuol dire però che Totti, Osvaldo e destro contemporaneamente insieme non possono giocare. Possono invece, perché destro Zeman e non solo Zeman lo vede anche a destra. È un giocatore talmente completo. Io credo che riveda in lui Sì. Zeman lo veda bene a destra e va bene. Sì. Così come Osvaldo potrebbe essere visto a sinistra, sì, e Totti, ma che possano tutti e tre giocare insieme vedendo i movimenti di Osvaldo nel rientrare, anzi i non movimenti di Osvaldo nel rientrare, vedendo quelli di Totti invece ieri si è sacrificato in una maniera straordinaria e conoscendo anche un po' destro, io dico che sono Torniamo insieme, domani per forza, perché non la punta potranno mai giocare. No, ne discutiamo, anzi guarda, ti ci vediamo a pranzo, perché la punta centrale con Zeman non rientra, quindi cioè non è mai rientrata, non rientrava Vignaroli, non rientrava Immobile, non puoi sopportare due su tre che no, non rientrano. Beh, però Davide, che il lavoro che scusate la Davide, ma è il lavoro che ti ha fatto Osvaldo nel pressing sui difensori, si è spompato ieri. Ma comunque vogliamo dirlo che è stata una bella Roma al cospetto, sì, dei vice campioni d'Austria che sabato cominceranno il loro campionato. Dai. Buona, e ne parliamo domani perché abbiamo divagato oggi, come al solito. Sono le 7:59, le 8. E buona giornata, Carlo. Anche a te, caro Flavio. Grazie, a Carlo Lazzotti.